Oggi ho letto un articolo sui bambini poveri. Se non avessi avuto il mascara fresco, avrei pianto. Sono madre di due bellissimi bambini e so cosa vuol dire essere in pena per loro. Poi, da quando ho partorito, sono così emotivamente fragile. Ho visto un documentario sull'infanzia abbandonata, beh, mi ha talmente turbato che ho fatto 6 elemosine in 100 metri di shopping. Il problema è che nella società moderna i bambini sono abbandonati a se stessi. Tutti tranne i miei, Giampiero e Maria Luisa, oppure Pier Mario e Annalisa, mi confondo sempre, me lo dovrei scrivere da qualche parte, magari vicino al numero del bancomat. Vabbè, comunque i miei figli non sono mai soli. Lunedì e giovedì vanno a lezione di equitazione, martedì e venerdì Giampiero frequenta karate e Maria Luisa va a danza classica, il mercoledì viene l'insegnante di tedesco a casa, il sabato vanno in campagna dai nonni e la domenica, che per me e mio marito finalmente è anche l'unico giorno libero, li lasciamo con la babysitter. Certo che mi piacerebbe, no, a me piacerebbe vederli più spesso. Ma sono così impegnati. Il mese scorso sono andata a prenderli a scuola. A mezzanotte. Erano già usciti. Dispettosi. Ci sarei anche andata a mezzogiorno, ma davanti alla scuola di giorno è impossibile trovare un parcheggio. Però con i miei figli ci parliamo tutte le mattine attraverso la porta del bagno. E poi hanno tutti e due il cellulare, così se hanno bisogno di qualcosa possono chiamare i nonni o la questura. I nonni non ci sono mai, ma la questura è sempre aperta. Questo è bellissimo. L'altro giorno mi è arrivato a casa un amico di Giampiero e mi chiede se può rimanere lì a pranzo con noi. Io dico, ma certo tesoro, figurati. Però Giampiero non è ancora tornato. E lui mi fa, mamma, sono io Giampiero. Ah sì? Ma quanto sei cresciuto, amore? È bello veder crescere bene i propri figli, no? Vabbè.